Ciao a tutti e benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Tania e sono un'artista e oggi voglio provare questo nuovo disegno. Con voi ne approfitto per fare uno studio sulle mani, infatti parto da lì, cercando, attraverso il chiaroscuro, di renderle realistiche. Per questo disegno ho deciso di usare solo matite Faber-Castell, partendo dalla 2B fino ad arrivare alla 8B per intensificare le parti scure. Devo dire che con queste matite mi sto trovando molto meglio a disegnare. Per gli altri disegni ho usato matite di un'altra marca con altre senza marca. Sì, sono riuscita a disegnare e ho ottenuto effetti desiderati. Anche se si può sempre fare meglio, ma con queste sembra più semplice. La prossima volta voglio provare ad usare delle matite tutte della stessa marca. Così, mentre le mani prendono forma sulla carta, mi ritrovo immersa in un viaggio attraverso i dettagli. Le farfalle che danzano sulle dita sono l'emblema di una metamorfosi, di una trasformazione che avviene anche nel mio modo di vedere l'arte. Il contrasto tra il nero intenso e il bianco della carta mi permette di esplorare l'equilibrio tra ombra e luci. Voglio trasmettere un senso di mistero, di emozioni nascoste dietro quelle mani. Forse c'è una storia che sta emergendo, una storia che ognuno di voi potrà interpretare a modo suo. L'utilizzo delle matite Faber-Castell è una scelta consapevole. Mi offrono la precisione necessaria per catturare ogni sfumatura. Sperimentare con diverse marche di materiali artistici è un viaggio in sé e ogni strumento aggiunge un tocco unico al mio lavoro. E voi? Avete mai provato a dipingere o disegnare usando solo uno specifico set di strumenti? Fatemelo sapere nei commenti, sono curiosa di conoscere le vostre esperienze. Thank you.
dopo aver dato vita alle mani e alle farfalle, è il momento di immergerci nei capelli. Confesso che disegnare i capelli è sempre un'impresa intrigante per me. Voglio che trasmettano leggerezza e un senso di movimento, come se il vento li stesse sfiorando delicatamente. Mentre traccio ogni ciocca, rifletto sulla bellezza dell'imperfezione e sulla magia che si nasconde nel caos controllato. Mi piace pensare che ogni linea racconti una piccola storia, contribuendo al ritratto nel suo insieme. Ecco dove inizia la sfida. I capelli ondulati, quasi disordinati, sono una rappresentazione della natura fluida dell'arte. Sto imparando ad affrontare questa sfida, cercando di catturare la sensazione di spontaneità e leggerezza. Adesso, dopo giorni di dedizione e passione, il mio disegno è giunto alla sua conclusione. Vorrei condividere con voi il processo dietro ogni tratto, ogni ombra e ogni scelta artistica. E sì, avete letto bene, questo disegno ha richiesto quasi 3 giorni di lavoro. Una testimonianza del tempo e dell'amore che ho dedicato a questa creazione. Vi invito a darmi il vostro feedback nei commenti e a condividere le vostre esperienze con i capelli nei vostri disegni. Ogni suggerimento è un tesoro per me mentre continuo il mio viaggio artistico. Grazie per essere qui e per condividere con me questa avventura artistica.